Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Agnese Protasi, assessora alla transizione ecologica. Intanto Agnese ti ringrazio di essere qui con noi oggi. Grazie. Inizierei con il chiederti quali sono le principali iniziative che il Comune di Spoleto sta adottando per promuovere la sostenibilità ambientale. Allora, innanzitutto, come potete ben vedere, insomma, anche alle nostre spalle, la foresta urbana è il cuore in questo momento della nostra politica anche locale. È una sperimentazione. Abbiamo fatto questo insieme al professor Mancuso e al Festival. Uno per dare anche insomma un'opportunità scientifica a quello che poi si fa, perché alcune volte non sempre c'è questa corrispondenza chiara anche per i cittadini. E due, perché insomma riempire le nostre città di alberi o di economia circolare dove c'è il riciclo, il riuso, il riutilizzo dei materiali, credo che sia importante non solo raccontarlo, perché ormai l'abbiamo sentito tante volte, ma farlo vedere, farlo toccare i cittadini. Quindi questa è un'installazione temporanea che speriamo possa diventare definitiva e questa è un'azione. Ci sono tantissime attenzioni che noi stiamo cercando di fare anche lavorando su tutta la progettazione delle CER. In modo tale che anche tutta quella che è la transizione energetica abbia un impatto sostanzioso su quello che è l'abbattimento del CO2 e la vita dei nostri cittadini e anche un cambio culturale che è sia dei cittadini che delle aziende, non abbiamo grandissime industrie se non poche, però comunque diffondere la cultura è l'altro nostro obiettivo e cerchiamo di farlo sia con una promozione, un confronto che con azioni dirette. Stiamo cercando di coinvolgere e lavorare con i supermercati per aumentare tutto quello che è il riciclo e direttamente anche dai fornitori, perché spesso il riciclo va in mano agli utenti finali e invece è giusto che si assumano un po' anche la responsabilità sia i produttori che chi poi, no, come i distributori o appunto supermercati e grandi catene sul territorio vendono dei prodotti piuttosto che altri con degli imbagliaggi piuttosto che altro. Quindi stiamo lavorando con quelli che sono sul territorio, i riferimenti principali e anche qui, sia installando ecoisole, sia facendo un discorso di promozione. Credo che sia insomma veramente interessante. Sicuramente queste sono le tre aree, diciamo, più importanti e stiamo rifacendo tutta l'illuminazione pubblica. Abbiamo cominciato, quindi non ci sarà più un palo della luce se non a LED e super ecologico. Questo è un progetto di più di 9 milioni di euro, quindi insomma credo che Spoleto sta investendo veramente tanto, tanto sulla transizione ecologica intesa come politiche dell'Agenda 2030. Ok, grazie. E invece, quali sono state le sfide che vi siete trovati ad affrontare promuovendo la sostenibilità ambientale con questi progetti, insomma? Sicuramente il primo impatto è quello dell'abitudine. I cittadini sono spesso, no, un po' restii ai primi cambiamenti, ma questo non i cittadini, gli esseri umani, me compresa chiaramente. Quindi questo è stato sicuramente il primo impatto da dover sostenere anche in termini di cambio dei lavori, no? O cambio della cultura dell'uso e riuso delle cose. Ci sono delle associazioni di volontariato sul territorio che lavorano, devo dire, con tanta energia e questo ci aiuta e va riconosciuto anche questo, perché l'amministrazione senza il territorio, senza le associazioni, ce n'è una su tutta, la posso nominare, insomma, che è Retake, che ci sta veramente aiutando come cambio e come passo, insomma, verso una città sostenibile. E questo è importante perché coinvolge i cittadini, coinvolge i bambini e le nuove generazioni. Ci abbiamo tantissimi progetti plastic free all'interno delle scuole che facciamo direttamente come amministrazione insieme alla VUS, che è la nostra partecipata in merito alla raccolta dei rifiuti. Quindi insomma stiamo lavorando tanto su questo per cercare di limitare le difficoltà culturali e anche insomma logistiche che questo può comportare.
E per quanto riguarda Ecolabs, come siete entrati in contatto con questa realtà e che cosa, secondo te, un'azienda sociale come Ecolabs può fare per contribuire alla missione della promozione della sostenibilità ambientale? Allora, noi siamo stati veramente fortunati ad incontrare Ecolabs l'anno scorso durante il festival, perché ha dato una condivisione molto forte, proprio perché quando prima dicevo che il cambio culturale non è semplice, e quindi anche spiegare alle persone che cosa intendono, no? Tutte quelle regoline che Agenda 2030 ci dà, con Ecolabs siamo riusciti a farlo diventare una realtà. L'anno scorso con i laboratori i bambini sono stati sorpresi, quest'anno la prenotazione insomma è stata affluente per poter collaborare con Ecolabs da parte di tutta la cittadinanza, quindi credo che hanno due valenze fondamentali, una è proprio pratica e l'altra è culturale, con un grande impatto anche emotivo. Tutte le persone che io ho incontrato dentro Ecolabs sono persone molto sensibili, sono delle persone che arrivano al cuore, e io credo che questo è un aspetto fondamentale per dare una svolta a quello che devono essere le buone pratiche, i comportamenti virtuosi che ognuno di noi deve sostenere. Quindi Ecolabs non è soltanto fare uso, riuso e economia circolare o occuparsi del sociale, ma è anche essere, che è una cosa molto diversa e molto più profonda. E quindi io ringrazio tutti quelli che sono entrati in contatto con Spoleto e che stanno arricchendo Spoleto, credo che sia insomma importante questo per noi. Agnese, ti ringraziamo per essere stata qui con noi, la tua disponibilità, e abbiamo finito. Grazie mille, grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie. Ti ringraziamo.